Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. Iniziamo questa piccolissima serie che volevo chiamare questa piccola rubrica Back to the Primitive. E praticamente in questa piccola rubrica risponderò un po' alle vostre domande che mi avete fatto tantissime volte, ovvero come è nata la tua passione per i videogiochi, da cosa è nata, soprattutto come sei partito, con che console, con che videogiochi e tutto. E per chi è un pochino più vecchiotto come me, magari degli anni 80-90, voglio ripercorrere una miniserie, magari a intervalli regolari, una volta a settimana, due volte a settimana un episodio, poi vedremo che successo ci avrà questo, partendo dai videogiochi ma soprattutto dalle console che appunto mi hanno portato a diventare il nerd che sono oggi, ovvero partendo magari da Sega Master System, Mega Drive, Nintendo, Super Nintendo, Super Amiga 500, magari anche Commodore 64, ma tanto per cominciare da qualche bel gioco del MAME, quindi vecchi coin-op arcade di sala giochi, e proprio voglio iniziare a fare una cosa graduale a salire con i primi videogiochi che veramente io ho fatto in sala giochi quando al tempo purtroppo si giocava ancora con 200 lire, un gettone, con 1000 lire si giocava tutto il pomeriggio, non come ora che un gettone costa un euro e per fare una partita servono due gettoni. Uno dei primi giochi che ovviamente ha fatto la mia infanzia, perché è anche uno dei miei film preferiti, il mitico Robocop. E allora, iniziamocelo insieme. Questo gioco l'ho giocato sia in sala giochi come coin-op, che poi ho rivuto anche per Amiga 500. Quindi cominciamo subito, Robocop. Bellissimo ragazzi. Questo era un gioco ovviamente in 2D, a scorrimento ovviamente soltanto per una direzione a scorrimento laterale. Non era possibile muoversi a 360, ovvero su e giù per lo schermo. Non era preso al volo. Non c'era profondità di campo ovviamente in questo gioco. Si poteva andare soltanto ma non ho già ferito. Ovviamente soltanto avanti e indietro. E poi ragazzi, la cosa più bella, le vecchie musichette in MIDI. Sentite. Bellissimo. Ba 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 ba. Robocop, vivo o morto, tu verrai con me. Distruggiamogli la bomba, vai. Non erano semplici sti giochi, vabbè, ora ormai abituati a giocare ai peggio videogiochi ci risultano, ma ai tempi in sala giochi era tutto un perde gettoni, eh. E questi sono i giochi un po' cari appunto a quelli della metà, e molto cari tra l'altro anche ho visto a Yotobi, che è il mio coetaneo, perché se vi ricordate quando aveva il canale ai tempi, oh, l'ED209, cazzo, quando aveva il canale col tizio qualunque, spesso facevano questi giochi del MAME. Minchia, l'ED209 picchia da morire. Ve lo ricordate l'ED209? Posare l'arma. Avete 10 secondi per posare a terra la vostra arma. 9, 8. E poi t'ammazzavano. Il robot fail della polizia, che Robocop era quello che seguiva la legge. L'ED209 no, semplicemente se ti vedeva armato ti faceva posa l'arma, non la posi e t'ammazzava. You are under arrest. Che figata di bomba. No, cazzo, sto per crepare, però così. You are under arrest. E ovviamente vi sto facendo questa. Sono morto. L'omino con la motosega non l'ho mai capito. Ah, c'era una sola vita, sul giochino di Robocop, ovvero perdendo la vita si doveva rimettere il gettone. Però, come avete capito, al tempo un gettone costava appena 200 lire, quindi tranqui, cioè con 1000 lire veramente io ci giocavo tutto il pomeriggio. E questi erano i giochi che io, dove abitavo prima, Marina di Pisa, sul litorale pisano, merda, erano i videogiochi che facevo non tanto in sala giochi quanto al mare, perché ogni bagno, ogni spiaggia aveva il suo cabinato e ovviamente io ero sempre lì a sfondarmi di giochini quando gli amici andavano a giocare al campetto a calcio, ero lì magari a giocare a Golden Axe, a Robocop o anche a Puzzle Bubble, perché no? Perché Puzzle Bubble tutti ti prendevano per il culo. Puzzle Bubble è un gioco da bimbe, non è vero, assolutamente, era anche un gioco da maschietti. Puzzle Bubble era un gioco da tutti. Andiamo giù. Ai, merda. Se riesco a prenderlo, vai. Ah! Non era facile, ragazzi. Merda, la bomba. Ma sicuro che non erano assolutamente semplici questi giochini. Vai. Quello con la motosega non mi ha capito dove l'hanno preso nel film. Boh, così l'hanno aggiunto. Merda, la moto. Eccolo, il furgoncino. Ve lo ricordate? Il furgoncino del gruppo. Del gruppo di Terence Bodiger. Merda, speriamo che non sia uscito. Di Terence Bodiger. Vaffanculo, crepa. Ora scendevano tutta la squadra. Scendeva ovviamente. Vai su, bastard. Merda,
No, Terence, Clarence Bodyguard. È un ammazza sbirri. Ai, cazzo. Ce l'ho fatta? Thank you for your cooperation. Thank you for your cooperation. Vivo o morto, tu verrai con me. Era bellissimo. Lo faceva. Ah, questo vabbè, era lo schema ovviamente dello shooting range, che se lo facevamo bene si recuperava anche energia. Apparivano tutti i bersagli. Guardate bello, c'era anche l'effetto, ragazzi, l'effetto mira in prima persona, sul giochino di Robocop in sala giochi. So se rendo, Non c'era ancora Call of Duty, c'era ancora nulla, Da là, fuori patch. La mira da Robocop, e vabbè, poi si andava troppo nel complicato, perché poi si richiudevano dopo un po', vabbè. Fangulo, prenderli tutti, io penso non ci riuscirebbe nessuno. Non l'ho mai preso tutti, tra l'altro. 3, 2, 1. Beh, un po' di vita doveva averla ripresa. Ora ti ricaricava la barra a seconda del punteggio. Poi 90%, 97% colpiti, Thank you for your cooperation. Quasi fullato. Meglio di così. Not too bad. Terzo schema nella discarica, ve lo ricordate, ragazzi? Lo scontro finale di Robocop nella discarica, dove c'è il tizio che finisce nell'acido. Merda, merda, merda. Con le presse. Casino. Era un casino. Veloce. Ci sono le presse. Il plasma. La scatoletta omogenizzato lì sopra, che era la vita per Robocop, vi ricordate? Che lui mangiava solo omogenizzati, cazzo. I mega fuciloni, quelli che sparavano tipo cariche esplosive per distruggerlo. Tra l'altro si può anche prendere, sì. Sì, sì. Faccio io suoni, no? Sì, che poi bastava che i nemici ci salissero addosso per... Cazzo, non ci arriva lassù, però. Ci salissero addosso per farci danno. Aia, aia. Salta. Aia, sali. Vabbè, era impossibile qui. Questa parte qui era impossibile, me la ricordo anche in sala giochi, che c'era da buttarci gettoni. Però vi ripeto, vabbè, cioè, 1000 lire, cazzo, 5 gettoni. Cioè, se proprio non eri un pollaccio maledetto, c'avevi tutto il pomeriggio, quindi chi se ne frega. Vieni, bastardo, non la devi toccare a lei. Thank you, Robocop. Merda, la moto, quelli con la moto rompevano il kaboom. Giù. Qui c'era la gru col gancio. No, le due. Oh, cazzo, le due gru. Porca puttana, che le dovevi tirare indietro velocemente. Quanto ammazzavano. Porca troia. Tutto. Non piove boh, piovono polpette. Devo andare via. Vai, una è distrutta. Due, no. Aiuto. Aiuto. Era difficilissimo. Ah, vabbè, si fermava. No, allora se si fermava era una capa. Perché mi ricordavo che invece ti pressavano nel mezzo. Thank you for your cooperation. Thank you for your cooperation, Murphy. Che poi si apriva la gamba, Robocop. I got you. Take me to the Dick Jones. Il capo dell'OCP, no? Della polizia di Detroit, nel film Robocop. Take me to Dick Jones. Oh, ma poi. Robert, ma poi capisco cosa dice. Robert, che cazzo che è? Robert Baratheon. Robert. Boh, dirà Robocop. Non ho capito, dire Robert. Portami da Dick Jones. È quello che vi ricordate nella scena finale di Robocop. Li fa sei licenziato. Quell'altro gli dice il presidente, perché vabbè, Dick Jones era il vicepresidente dell'OCP. Il presidente era un altro, come mi ricordo, come si chiama, quello più anziano, che gli fa a Dick Jones: sei licenziato, perché Robocop non può sparare, come prima direttiva, non può sparare altri agenti di polizia o membri dell'OCP. E quando allora il presidente dice al vicepresidente: sei licenziato, non è più dell'OCP. E Robocop gli fa: grazie. E gli spara al vicepresidente. Stupendo, scena epica. Sei licenziato, grazie. Mamma mia, ho la pelle d'oca, ragazzi, a rifare questi giochi di qui, perché veramente, ma hanno fatto scuola questi giochi. Robert. Robert. Dai, che ti pressa. Tiè, Robocop spacca tutto. Boom. Bellissimo. Ecco, le sotto me le becco.
Ma non sparava anche in giù. Ah, devo scendere. No, c'è quello col fucilone, porca troiona. Poi sarebbe bellissimo anche il gioco di Terminator. Ma tanto ve li mostro tutti. Robert Baratheon. Dai, dai, andiamo a prendere Dick Jones. Che poi Dick Jones cosa vuol dire? Cazzo Jones in inglese. Cazzo Jones. Ecco le presse. Ah, ah. Dai, ho spiegato tutto il fucile però così. Aiuto, io Toby. Ah, mori. Qui si chiudeva il portone, loro ci attaccavano alle spalle, ovviamente. C'era anche il bombarolo. Bomba del... Mamma mia, mi ha mancato per poco. Thank you. No, no, cazzo. Vabbè, l'ho preso tutti e tre di muso. Ora c'era la palla chiodata, mi ricordo. Abbassati. Cioè, non ti potevi nemmeno abbassare e fatela passare sotto perché, vabbè, erano fatti come erano fatti, cioè che a tempo. Era già tanto che funzionassero, che si potesse saltare e sparare. Infatti dovevo stare in fondo così. E distruggere tipo la palla. E vabbè, affanculo te quella palla. Aia, aia. Dai, muoio, Dio. Affanculo. Dai, ce l'ho così fatta. Vabbè, no, non va giù. Thank you for your cooperation. Thank you for your cooperation. E questo, ragazzi, vabbè, senza starla a finire, a parte mi sa che era l'ultimo schema, comunque vabbè, shooting range. Questa praticamente era la mia piccola rubrica Back to the Primitive, che volevo fare appunto per, come vedete all'inizio del video, per rispondere un po' alle vostre domande. Come ti sei appassionato ai videogiochi, con cosa hai cominciato, insomma, farvi vedere quali erano i giochi che quando voi, magari quelli magari un pochino più giovani di me, non dell'80, già giocavano alla PlayStation, alla PlayStation 2. Questi erano i nostri giochi, i nostri coin-op da sala giochi, noi si passava i pomeriggi giocando a questi. E ricordatevi che, come vi dico sempre, in descrizione in tutti i miei video ci sono tre veloci link. Uno per lo shop dei negozi a prezzi scontati. Ovviamente un euro, due euro, non è che si risparmia, qualche volta si risparmia anche 10 euro quando c'è l'offerta. Poi, ragazzi, link alla mia pagina Facebook, perché tutte le novità e le info sul mio canale le scrivo lì. Quindi iscrivetevi, un click alla mia pagina Facebook. E da settembre iniziando con Twitch, quindi iscrivetevi anche al canale Twitch. Fatevela prendere bene, ciao a tutti, alla prossima, ciao.